Con il convegno La PA in 140 caratteri, distretti cinguettanti e social media, il Consiglio regionale ha riunito e fatto dialogare tra loro i distretti cinguettanti piemontesi e le migliori esperienze nazionali sull'utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione. La giornata è stata divisa in due sessioni, una frontale al mattino con il confronto tra relatori e la presentazione di due ricerche, nel pomeriggio la presentazione e la discussione di best practice nazionali e locali. Internet permette di prendere queste scatole opache, che sono istituzioni complesse, organizzazioni complesse, inclusa la PA, e renderle più trasparenti. E quindi il vantaggio che permettono, con costi relativamente contenuti e con grande facilità, sia di aumentare la trasparenza, quindi andare verso i cittadini, raccontare come funziona la PA e cosa può offrire, sia ricevere dai cittadini richieste, domande, suggerimenti, critiche. Questo dialogo bidirezionale è la vera sfida che affronta la PA con internet in questo momento. La pubblica amministrazione sui social network non è diversa dalla pubblica amministrazione su tutti gli altri strumenti di comunicazione. Una buona pubblica amministrazione che vuole interagire usa lo strumento bene, una cattiva amministrazione che non vuole interagire ma vuole solamente dare i propri segnali o le proprie indicazioni lo usa con un solo senso e quindi lo usa solamente come broadcasting. Una buona pubblica amministrazione riesce a coinvolgere i cittadini e sicuramente può imparare molto dal loro ascolto.